Nel 1492 Cristoforo Colombo giunse in America. Da allora, le popolazioni locali che abitavano lì da secoli hanno dovuto combattere contro gli invasori europei, fino alla loro totale sottomissione. Eppure, parliamo di civiltà vere e proprie, capaci di grandi cose. Andiamo a scoprirle insieme. Benvenuti a X-Dimension! Facciamo una piccola premessa. Nel 1453 cadde l'Impero Romano d'Oriente, con capitale a Bisanzio. Questo fatto comportò una serie di disagi, tra cui quello per gli europei di vedere bloccate importanti vie commerciali per le Indie, ovvero l'Oriente. Per questo motivo, in quel periodo, molti navigatori partirono per mare, alla ricerca di una via alternativa, breve e praticabile, utile a raggiungere l'Oriente. È nel corso di questa ricerca che Cristoforo Colombo scoprì l'America, o meglio, riscoprì, perché in effetti il continente era già stato scoperto molte migliaia di anni fa da un gruppo di sapiens provenienti dall'Asia. Questi ultimi, per farlo, attraversarono lo stretto di Bering, che in quel momento era ghiacciato e quindi percorribile a piedi. I primi veri americani, quindi, furono i Clovis, la cui attività maggiore era la caccia ai mammut. Loro sono gli antenati dei cosiddetti pelle rossa, i nativi americani, sterminati dai coloni europei fino al XIX secolo. Avete mai visto un film western? Il Far West, ovvero il lontano ovest, era una terra ricca di risorse e inglesi, irlandesi, olandesi, francesi e altri europei se ne appropriarono, cancellando di fatto un'intera civiltà, pressoché pacifica e in simbiosi con la natura. Gli occidentali portarono in America i cavalli, le fabbriche e i fast food. Gli ultimi nativi americani vivono nelle cosiddette riserve, villaggi costruiti in zone periferiche, oggi meta di turisti. A sud le cose non andarono diversamente. Nel 1519 il conquistador spagnolo Hernán Cortés arrivò in Messico e gli indigeni lo accolsero con reverenza, scambiandolo per il loro dio Quetzalcoatl, il serpente piumato. Infatti gli Aztechi ricordavano di essere già stati visitati molti anni prima da questo dio, proveniente dal mare, il quale insegnò loro molte cose prima di ripartire. Prima di farlo, però, Quetzalcoatl promise loro che un giorno sarebbe ritornato. Da qui l'equivoco. Cortés doveva veramente apparire come un dio agli occhi degli Aztechi, con la sua armatura lucente, le armi da fuoco e i cavalli, ancora sconosciuti in America. Per cui arrivò indisturbato fino a Tenochtitlan, ovvero l'odierna città del Messico. Studiò la gente del posto e non molto tempo dopo passò alle maniere forti. Nel 1522 la capitale azteca cadde nelle mani degli spagnoli e questo determinò la fine di un'era. Il tramonto di una civiltà, quella azteca, che sebbene fosse dedita a sacrifici umani, aveva pur sempre una propria identità distinta e tanto da insegnarci. Infatti gli Aztechi erano anche dei grandi architetti e degli astronomi. Alcuni grandi monumenti lo dimostrano, come Teotihuacan per esempio. La piramide del Sole e quella della Luna sono meravigliose e misteriose. La prima presenta al suo interno anche degli strati di mica, un elemento usato ancora oggi come isolante in ambito elettronico e informatico. Ci chiediamo che uso ne facessero gli antichi abitanti di Teotihuacan. Una cosa è certa, salendo sopra la piramide del Sole, a detta di chi ci ha provato, è possibile avvertire una sorta di energia statica capace di farvi rizzare i capelli in testa. Forse gli antichi abitanti del posto conoscevano una scienza oggi dimenticata? Un'altra grande civiltà precolombiana fu quella dei Maya, che però si estinse prima dell'arrivo degli europei. Alcuni loro centri importanti furono Palenque, famosa per la lastra tombale del re Pakal, che ha fatto molto parlare di sé, ma anche Copan e Tikal, dove sono presenti interessanti piramidi dalla forma unica al mondo. L'impero Maya scomparve misteriosamente attorno all'VIII secolo d.C., lasciando dietro di sé grandi città di pietra, oggi in parte ritrovate e in parte coperte ancora dalla fitta vegetazione della foresta. Anche la cultura Maya venne annientata, di loro ci rimangono soltanto le rovine in pietra e alcuni rari codici scritti, conservati soltanto in 3 musei in Europa, ben poco. Infine dobbiamo scendere più a sud e parlare degli Inca, che vissero in Sud America. Il centro del loro impero era a Cuzco, in Perù. Nel 1532 il loro impero era in crisi, per via di una lotta dinastica tra il re Huascar e suo fratello Atahualpa.
Gli spagnoli, guidati da Francisco Pizarro, approfittarono di questa situazione e, benché fossero in minoranza numerica, dovete sapere infatti che erano all'incirca 300, mentre gli Inca erano milioni di persone, riuscirono malgrado a farla franca. Come? Grazie alle armi da fuoco, sconosciute agli indigeni, quindi pistole, fucili e cannoni. Ma non solo. Gli abitanti del posto vennero anche decimati dalle malattie portate in America dagli europei. In particolare per loro fu micidiale un'influenza. Nel giro di un secolo la popolazione locale si ridusse da 20 milioni a soltanto 2 milioni di individui. Per questo motivo, in seguito, gli europei decisero di iniziare la tratta degli schiavi dall'Africa per farli lavorare nelle piantagioni insieme ai pochi amerindi rimasti. Se gli spagnoli ebbero successo, fu anche in merito di Francisco Pizarro, che seppe sfruttare a suo vantaggio la crisi di potere alleandosi con il re Atahualpa contro suo fratello Huascar. Pizarro aiutò Atahualpa a sconfiggerlo e poi lo tradì. Il sovrano Inca venne imprigionato. Pizarro chiese un riscatto in oro a sua moglie. Lei acconsentì, ma Atahualpa non venne liberato, anzi, chiese più oro. A quel punto la moglie decise di nascondere le ricchezze di cui ancora disponeva il suo popolo, alimentando tra l'altro la leggenda di Eldorado. Atahualpa venne condannato a morte e gli spagnoli si appropriarono dell'America Latina. In seguito furono in molti a partire alla ricerca di Eldorado, senza mai trovare nulla se non la morte in certi casi. Degli Inca ci rimangono imponenti mura, molto elaborate e sofisticate, che ancora oggi sarebbero difficili da replicare. E ci rimane Machu Picchu, costruito in alta montagna sulle Ande peruviane, e ancora in parte da comprendere. Altri siti interessanti del Sud America risalgono a tempi più antichi e sono ancora oggi avvolti dal mistero, come le linee di Nazca, sempre in Perù, visibili soltanto dall'alto ed estese su un'area molto vasta di deserto. C'è chi ha proposto l'ipotesi che queste linee potessero essere piste d'atterraggio per astronavi extraterrestri, chi percorsi rituali. Altri ci vedono rappresentazioni in terra di costellazioni. Tuttavia, il vero enigma è: perché realizzare disegni giganteschi, visibili soltanto da centinaia di metri dal suolo? Oggi l'unico modo per vederle è sorvolare la piana con un piccolo aereo o un pallone aerostatico. Le civiltà pre-incaiche disponevano forse di tecnologie a noi sconosciute e dimenticate? E perché in Bolivia, sulla cosiddetta Porta del Sole, vicino al lago Titicaca, è inciso quello che sembrerebbe essere il calendario di Venere? Si tratta di misteri ancora da risolvere. Per ora non possiamo fare altro che ammirare ciò che rimane di queste antiche e grandi civiltà. Se volete saperne di più sulle civiltà precolombiane, potete leggere De del cielo, De della terra di Giorgio Pastore, Eremon Edizioni, una sorta di manuale di archeologia misteriosa, da non perdere. Ma non solo, ricordiamo ancora una volta Civiltà sepolte di Ceram, Einaudi Editore, un libro di saggistica che si legge come fosse un romanzo, un piccolo tesoro di storia, archeologia e curiosità legate alle antiche civiltà. Un altro mio libro, utile ad approfondire l'argomento, è America precolombiana, Storia, Enigmi e Misteri, Enigma Edizioni. Oppure La ricerca della pietra filosofale, pubblicato da Eremon Edizioni.